Mondo interiore e mondo esteriore si sovrappongono, no? Per me a volte è un po' difficile ballare sul confine, no? Di quei due mondi lì. Quindi o mi perdo troppo nell'uno o troppo nell'altro. Secondo me il segreto sta proprio nel ballare fra queste due dimensioni, so. Non cadere troppo nell'uno o nell'altro, nell'interno, nell'esterno, nel fuori e nel dentro, rimanere in equilibrio. Beh, questo è un punto crucialissimo. Ci sono diverse tradizioni che ci dicono che l'errore di base è proprio la separazione tra l'interno e l'esterno. Il dualismo fondamentale è il dualismo tra soggetto e oggetto. E quindi, giustamente, con questa affermazione, tu stai dicendo che la BT è parte da alcuni punti che sono dei punti legati alla filosofia perenne, quindi sono universali. E uno dei punti è giustamente questa comprensione della possibilità di andare oltre il dualismo e di giustamente, come dici, giocare in questo, in BT lo si chiama dialogo partecipativo. Diciamo in BT tutto è un dialogo partecipativo tra mondi interno e esterno. In realtà questo mondo interno e esterno, i confini in realtà non esistono, nel senso che i confini ovviamente ci sono, ma i confini indicano, sono delle porte, non sono dei muri. Comprendiamo come questa capacità, se uno non ha la comprensione che mondo interno e mondo esterno, soggetto e oggetto sono uno, che la separazione tra soggetto e oggetto, tra interno e esterno è, tra virgolette, illusoria, è chiaro che si comporta in un modo completamente diverso, che se non hai la comprensione che soggetto e oggetto sono uno. Sono proprio due epistemologie completamente diverse, due mondi completamente diversi. La psicologia che studio all'università è una psicologia che parte dallo studio oggettivo e che il mondo è là fuori. La BT all'interno del mondo transpersonale, filosofia perenne e via di seguito parte dal presupposto che soggetto e oggetto sono uno. Che stiamo vivendo un periodo storico nel quale c'è questa coincidenza tra la filosofia perenne delle tradizioni mistiche antiche e la fisica quantistica che sembra confermare. Nel mezzo c'è il grande fiume del mainstream che sembra non considerare né l'uno né l'altro. Cioè il mondo nel quale ci muoviamo considera invece questi aspetti. Questo è importante, di non ritorno. Molte delle cose che sono valide, se tu consideri la realtà oggettuale separata dalla realtà soggettiva, non sono più valide se tu ti rendi conto che questa separazione in realtà è nulla. Per cui con questa comprensione che tu nomini, stai tracciando un mondo epistemologico. Epistemologia, cioè come fai a conoscere? Conosco come se oggetto e oggetto fossero uno. Conosco come se tutto è un dialogo partecipativo tra io e il mondo, ma questo io e il mondo è all'interno del grande sé. Capiamo quindi come questa cosa che tu dici è alla base di conseguenza della metodologia. Come sapete, in biotransa energetica uno dei modelli di base è il concetto di trans. L'unità di esperienza è tre. L'unità di esperienza è io, te e il campo che ci avvolge. E questo non è mai separabile. Il modello del trans, quindi che è un modello, diciamo così, metodologico, è una mappa per orientarsi in questo mondo. Se tu fai esperienza che dell'unità, quindi attingi a un livello di coscienza superiore, ti accorgi che questa realtà di separazione in verità è un'unità, hai bisogno di un metodo, di mappe e di modelli. Il concetto di trans è una mappa che ci dice: guarda che in realtà tutto è in trans. Tu mi porti il tuo problema, ma il problema che tu mi porti non è separabile dal fatto che lo stai provando a me in questo momento e che io sono qua e da come io ti guardo, no? E quindi da questa complessità di io, te e il campo. Per cui capisci come non può reggere una psicologia di protocolli, non può reggere una psicologia che si limita, tra virgolette, a un'ottica diagnostica di nosografica, però che la trascende include. Non bisogna. Il concetto di trans, che è questo due che si fa uno, ti dice: non è che perché i confini non esistono, io non esisto e tu non esisti. Cioè io e te esistiamo con un'unità separata all'interno di un'unità più grande. E quindi non è che non esiste il tuo problema,
Non esiste il tuo problema separato dal contesto dove lo stai facendo e dalla persona alla quale lo stai. E quindi non dualità, quindi coscienza dell'unità e trans sono due punti cruciali che stanno alla base. Uno è epistemologico e il trans è la mappa che c'è, metodologica che ci aiuta a muoverci in questo mondo. E sono alcuni appunto due punti capstone, due punti fondanti del lavoro che si fa, al quale devi chiedere costantemente coerenza. Cioè, se tu stai lavorando in qualche modo, ti devi chiedere se sei coerente con questo sguardo e se quello che stai facendo è coerente con questo sguardo, o se per caso la tua esperienza falsifica questa cosa qua. Allora, io mi sento in linea con questo concetto del trans, che facciamo parte di un tutto. Poi magari non sempre riesco ad essere allineato, il fatto di essere allineati, quindi i nostri pensieri e i nostri comportamenti. Però ci sono arrivato, non è stato semplice, però credo di essere comunque su una buona strada. Sicuramente anche in qualche modo dell'autoguarigione, quindi di quanto tutto sia già in noi stessi. Tutte le qualità, le capacità sono tutte già in noi, in qualcosa proprio di potere personale, che è quello che l'ABT vuole portare. Il fatto appunto di far capire al paziente, a noi stessi, quanto il potere che abbiamo. Se la BT ha la pretesa di fondarsi su alcuni principi universali, anche questo è un principio universale che ovviamente ritroviamo in tante tradizioni. Il concetto del, cioè, chiamato l'autoguarigione. Abbiamo finora citato la coscienza dell'unità, quindi la non separazione da soggetto oggetto, il trans, e qui viene il terzo aspetto, che è il sé come elemento fondante. Cioè il sé come archetipo unificante dell'esistenza, il sé come principio armonizzante, armonizzatore, che crea incessantemente armonia. E quindi questo, il principio di autoguarigione, cioè uno fa un'esperienza e sente, ah, sento che in me c'è una forza che tende alla guarigione. Poi leggo, studio, mi informo, e vedo che, per esempio, l'organismo è un sistema nervoso complesso che è dotato di qualità, tra le quali la capacità di autotrascendenza e autorinnovamento. Il concetto di sé, quindi come concetto epistemologico fondante, psicologico, che ti consente di comportarti come se il tuo organismo fosse in grado di autoguarirsi. Se è vero che siamo un complesso adattivo sistemico in grado di costantemente rinnovare, il concetto di sé è un concetto che ci consente, concepirci come sé e conoscere la fenomenologia del sé diventa uno degli altri elementi cruciali e fondanti. Perché quanto più io, se è vero che l'organismo è in grado di autoguarirsi, e se questo organismo come concetto psicologico è il sé, quindi un principio armonizzante, cosa dovrò fare io se non scomparire all'interno di questo sé? Togliere di mezzo tutto ciò che impedisce al sé di funzionare. Per cui una pratica come il trans essenziale o le diverse pratiche dovranno tutte essere, allearsi a questi aspetti fondanti epistemologici. Come faccio io a riconoscere il sé in azione? Come faccio io a riconoscere questo concetto, questo costrutto, si direbbe in psicologia, del sé, come faccio a incorporarlo, a viverlo? Essendo un'esperienza interiore, io devo padroneggiare l'esperienza interiore. Se sto nella mente, nelle identificazioni, non riconosco. Quanto più io riuscirò a stare in presenza, in meditazione, in vuoto, eccetera, quanto più io riconoscerò, quando diciamo la metafora di casa, di sorgente, riconoscerò la fenomenologia del sé. E quindi quanto più io sarò in grado di costruire una fenomenologia del sé. Tu dicevi prima, ogni tanto ci riesco, ogni tanto no. Fenomenologia del sé, fenomenologia dell'io, identificazioni. L'io come quella parte di noi che conosciamo di noi stessi con la quale tendiamo a identificarci. E quindi possiamo, costruiamo una fenomenologia del sé, una fenomenologia dell'io. Quando dici a volte sì, a volte no, cosa? Cosa succede quando è sì e cosa succede quando è no? Per cui quanto più io riconosco questa identificazione e quanto più riconosco
la forza, il potere attrattivo e armonizzante del sé e riesco a sceglierlo, quanto più creo le condizioni perché il sé mi guidi e favorisca questo superamento dell'identificazione dell'io. Poi decliniamo il sé secondo diversi sottosistemi, perché ad esempio, che cosa fa sì che io ogni tanto mi perda, ogni tanto no? Per esempio, se dovessi rispondere a questa domanda, cosa succede quando ti perdi? A volte proprio, non so, vivere nella vita di tutti i giorni, magari automatismi mi fanno perdere. Quindi Yes. quando non sono, come dire, concentrato, quando faccio le cose senza pensarci, probabilmente è lì che non ci sono, nella vita frenetica. Esatto, l'automatismo. Tendenzialmente le cronicità, diciamo, transcronicizzati, gli automatismi, le abitudini. Che cosa fa sì che io riesca? La consapevolezza, il centrarsi, riuscire a stare. E cosa fa sì che io scelga la consapevolezza, che io riesca a stare? Anche il volerlo, il saperlo, c'è cioè la conoscenza di questo. Hai citato tre aspetti. Uno è la cronicizzazione e l'abitudine, l'altro è l'atto di volontà e l'altro è il saperlo. E se vuoi adesso man mano che tiriamo fuori le metodologia BTE, comprendiamo, perché un'altra delle cose che noi possiamo comprendere è che quando tu costruisci una disciplina, una metodologia, cosa succede? Fai delle esperienze, riconosci delle regolarità e poi codifichi queste regolarità. Per esempio, la prima cosa è, ok, quando sono nell'abitudine, ovviamente sono nell'abitudine, nella cronicizzazione, nel mondo ordinario, porta fuori chiunque, no? Cioè, il mondo ordinario tende a portarci fuori, ok? Ma se io mi chiedo chi si fa portare fuori, perché è quello che poi si ricorda e invece si centra e lo sa fare, e allora dov'è questo qui quando io mi perdo? E chi prende in mano? Chi è quello che si fa portare via da lì? Per cui il riconoscere delle strutture archetipiche e le ombre delle strutture archetipiche mi aiuta a disidentificarmi. Non basta, cioè io posso semplicemente dire ok, con la consapevolezza sto attento e non finisco dentro, ok? Ma se io, e questo è per esempio, no, la presenza buddista piuttosto che le pratiche Thich Nhat Hanh, no? Stai nella presenza mentre mangi, mentre fai qualsiasi cosa, un approccio psicoterapeutico ti dice ok, riconosci chi non è in grado di stare nella presenza e ti dà pertanto delle mappe che ti consentono di riconoscere le tue cronicizzazioni, i vari personaggi cronicizzati. Quando dici l'atto di volontà che mi fa diventare consapevole, ma devo conoscere. Se io so che dentro di me questo famoso sé, che è quel principio generico, diciamo così, di armonizzazione, autoguarigione, eccetera, principio dell'armonia del sé, è costituito, o meglio, ho una mappa che mi dice, guarda che questo sé è costituito da diverse frequenze, diverse qualità archetipiche. Una di quelle, in BTE la chiamiamo Gun, ma in altre tradizioni comunque la forza rossa. Quindi guarda che dentro di te, nel tuo sé, o meglio, tu sei dentro nel sé, perché questo è un altro aspetto, non è che il sé è dentro di noi, noi siamo dentro il sé, peraltro. Che nel sé esiste colui che può attivare l'atto di volontà ed essere presente. Se tu entri in contatto, questo archetipo non solo è un'immagine, ma è proprio un principio aggregatore. Ti dà la forza, le qualità per fare questo passaggio. Quanto più tu conosci e attivi Ogun, quindi l'archetipo e le sue qualità, quanto più ti sarà facile essere presente. O ti perderai giustamente nel coso, ma costantemente saprai farlo. Guarda caso, tra le qualità di Ogun c'è la prontezza. La prontezza è esattamente o chiudere le strade, nell'esatto istante fare la cosa giusta. Perché io posso dire sì, lo so che l'abitudine mi porta via, intanto mi faccio portare via, no? Manca il kairos, manca il momento, manca la prontezza di dire no, scelgo lì. Ma questa presenza chi te la dà? Il piccolo uomo, il figlio, lo studente, quelle parti cronicizzate in identità non ce l'hanno quella forza lì, anche se tu lo vuoi. Se tu non sai, non hai la mappa degli archetipi, del sé e che questo sé
ha diverse vibrazioni archetipiche e che tu puoi chiamare al supermercato e prendere gli spaghetti. Così sai che c'è Ogun, tra virgolette, che tu chiami Ogun, ma che è una manifestazione del sé, attingendo a quelle risorse, incorporando quelle risorse. Tu vai nel mondo e ogni situazione che ti porta fuori non sarà qualcosa che ti risucchia dentro, ma che costantemente tu potrai trasformare. Perché Ogun ha la prontezza, Ogun ha la presenza, Ogun ha la determinazione, l'atto di volontà, il coraggio, tutte qualità guerriere. Dove per guerriero non c'è quello che fa la guerra. Il guerriero è esattamente questo, guerriero perché è guerriero spirituale, guerriero che sa vincere in ogni istante la battaglia del finire perso nelle sue identificazioni, in questo senso guerriero o guerriera. Quindi da un'esperienza che dice mi perdo nel mondo, a volte riesco quando con atto di volontà e questa è un'esperienza, come dire, faccio questa esperienza, a costruirmi a poco una metodologia fatta di mappe e di modelli che mi consente di fare questo in modo sistematico, in modo professionale, ovviamente c'è differenza, perché io ho la mappa adeguata, ho il livello di energia, cioè Ogun mi dà l'energia. Perché poi nel pensiero magico superstizioso c'è cioè, Ogun dammi la forza, e uno prega Ogun che gli dia la forza. Alla fin fine è questa cosa qua, e vado nel posto dove c'è quella forza, che lo faccio attraverso la preghiera, attraverso l'offerta dei fiori, attraverso la danza, attraverso il tamburo, attraverso la visione, il viaggio sciamanico, una serie di tecnologie del sacro, di metodologie che mi consentono di attingere a quella componente del sé che mi porta a quelle qualità archetipiche per fare quel passaggio, per affrontare il dialogo partecipativo col mondo che tipicamente risucchia chiunque nell'abitudine. Nella cronicizzazione. Se io vado nel mondo da caboclo di Ogun, da colui che incorpora Ogun, il mondo e le sue organizzazioni diventano alleato. Pensiamo all'alleato agguato di Castaneda. È un agguato se io ci finisco dentro, è un alleato se io lo riconosco e dico, ah, mi sta dicendo chiamo Ogun invece di perderti dentro. Perdermi dentro o chiamare Ogun dipende da me. Quindi altri aspetti fondanti sono le mappe archetipiche. Cioè, questo sé di cui si parlava prima è costituito o è riconoscibile come ricco di qualità archetipiche. E di conseguenza, un altro punto cruciale, che è esattamente quello degli sciamani delle origini, perché in questo senso si dice che l'ABT ha un'anima sciamanica? Perché all'interno di questa epistemologia si dice: vai là, entra in contatto con Ogun e portalo qua. Quindi, come fa lo sciamano, naviga i mondi, la capacità di muoverti nei diversi mondi, cioè stati di coscienza. Quindi l'archetipi è al suo punto gli stati di coscienza. Lo stato di coscienza del piccolo uomo perso nelle abitudini quotidiane è diverso dal stato di coscienza di Ogun o del caboclo di Ogun che va nel mondo responsabile. E se io sono in questo stato di coscienza non posso uscire. Per quanto faccia, per quanta tecnologia io abbia, questa è un'altra differenza. L'ABT ti dice metodologia, epistemologia, fenomenologia, ontologia. Non basta il metodo, devi essere medita e sii presente e così riconoscerai le tue cronicizzazioni. Ma se non ho l'energia sufficiente, non ce la faccio. E se che medita il piccolo uomo dentro di me, non ce la fa. Sarà passata tutta la vita a lottare. Per riuscire un po' ad essere presente e consapevole, trovare qualche pausa, deve essere il guerriero che medita, il caboclo che medita, deve avere l'energia sufficiente. Quindi c'è la componente sciamanica, mi sposto, vado a prendere la forza e la metto in contatto con la mia debolezza, la mia ombra, che devo aver riconosciuto, perché persistenza del contatto. Chi sta agendo? Se io non so chi, invece di chiedermi la famosa domanda, ma perché faccio sempre lo stesso errore? E incomincio a chiederti, chi fa quell'errore lì? Chi ripete lo stesso schema? Quando io vedo, faccio affiorare quell'ombra dell'archetipo, quell'identificazione che ripete quello schema, perché diciamo, guarda che
nel problema c'è la soluzione, perché in quella stessa modalità cronicizzata che usi, c'è quella è l'ombra della forza. E quindi è stando lì, entrando in contatto con questo, che incomincia a mobilizzare energie per dirigere verso la trasformazione, che incomincia a riconoscere, per esempio, ma com'è che mi incazzo sempre con mia madre, o con mio figlio, con la mia fidanzata, con mia moglie? Tutte le volte che qualcuno mi pente, mi incazzo sempre. È l'ogun disarmonico, è l'ogun che non si sente riconosciuto. Pensa quante volte ci vergogniamo, ci pentiamo della cosa che abbiamo fatto, che non siamo accorti del contesto, non siamo accorti che il guerriero vincitore, che nella sua componente più egoica, non viene riconosciuto e quindi tiri fuori la violenza. Pensiamo agli adolescenti, al bullismo. Se non vedi nel bullismo il guerriero di luce in nuce, frustrato, è un viaggio che parte dalla violenza cieca e arriva alla realizzazione del corpo di luce, lo stesso viaggio evolutivo dell'archetipo, per cui un altro punto cruciale della BT è sempre nel concetto di prima, non separare, non è che il problema va combattuto, nel problema c'è la forza, stai in contatto e riconosci qual è la forza in gioco e togli, dimmi, dato che il sé non vuole far altro che realizzarsi, quindi il guerriero di luce che c'è dentro nell'adolescente incazzato non vuole far altro che esprimersi. È ovvio che in questo processo di espressione ci sono le resistenze karmiche, le resistenze dell'io, e quindi tu giocherai tra le resistenze che tendono a farti stare cronicizzato nella violenza, che tende a far stare il ragazzino cronicizzato nella violenza del bullismo, e le forze sane del guerriero di luce che vuole realizzarsi. Quindi, stato di coscienza, archetipo. L'archetipo è importante non solo perché ti dà la forza e le qualità, ma perché traccia il processo lungo tutto l'arco evolutivo di qualsiasi problema, tra virgolette, perché tu puoi riconoscere nel problema l'ombra di un archetipo, puoi riconoscere nella madre soffocante, iperprotettiva, l'ombra di Iemanjá, puoi riconoscere nella donna seduttrice e manipolatrice l'ombra di Oshun e così via. In ogni manifestazione, un comportamento semplice ha un significato, la persona ti vuole manipolare, ma poi ha un significato archetipico, qual è l'archetipo in gioco, qual è l'ombra dell'archetipo in gioco e qual è la forza dell'archetipo che ti porta all'essenza. Quindi puoi costantemente lavorare in quest'ottica unitiva, dinamica, interconnessa, trasformante. Innanzitutto vorrei ringraziare Monte Carmel perché è veramente un posto sacro, si percepisce a pelle. Sarà, non so se chi di voi abita un posto immerso nella natura, io onoro questi posti, è necessario rispettarli con tutti noi stessi perché sono posti sacri e ci sta ospitando e ci ha aperto veramente le mani e le braccia per accoglierci. Cioè, è veramente difficile per me lasciare andare. Quest'ultimo anno e mezzo mi sono scontrata e riscontrata con questo lasciare andare. Mi ha aiutato tantissimo nella mia vita personale. Mi sono ritrovata a vivere dopo, io sono nata a Milano, qualcuno di voi la mia vita la conosce, dopo essere nata a Milano, aver vissuto a Milano per 20 anni, mi sono ritrovata a vivere a Courmayeur in un posto piccolino ma pieno di gente e da lì sono finita in un posto come questo, dove non c'è niente, il nulla. Ho combattuto per mesi e mesi di disperazione fino a quando ho lasciato andare. E quando ho lasciato andare ho apprezzato con tutta me stessa e ho onorato tutti i miei risvegli e ho onorato tutte le mie, i miei addormentamenti nella natura. E ci ho fatto fatica ad arrivarci. Ho fatto una fatica sovrumana, mi sono disperata, non riuscivo a dormire. Ho combattuto tantissimo fino a quando ho lasciato andare e oggi ho lasciato andare un po' più velocemente. È stato molto trasformativo.
È come veramente, ecco, ritornare, sì, nel grembo materno, questo, l'utero materno, proprio l'ombelico, si può dire? Ecco, io l'ho vissuto così ed è stato molto, molto importante per me. Benissimo, questo infatti è un altro punto. Allora, ok, uno vive un'esperienza così e poi se magari è un po' presuntuoso e dice, ma cazzo, non è, ci fa su un modello, dice, ah ok, ho visto che lasciarsi andare è cruciale. Ogni volta che io mi lascio andare, l'universo mi accoglie, il grande utero, uguale a sé, uguale alla coscienza, il flusso creativo della coscienza universale, mi porta. Per cui, no? Mappe e modelli per favorire il lasciarsi andare, il fluire con. Se fluisci con, va, se non fluisci con, no. Pensiamo a risonanza e interferenza. La DT ti dice, sei di fronte, orientiamola un attimo, sei di fronte a un paziente. Non stare a pensare cosa dovrei fare. Non pensare ai modelli, ai protocolli, alle cose. Con questo paziente cosa faccio? Che pratica faccio? Prima di tutto fluisci con. Prima di tutto stai nel trance, io, te e il campo, senti il campo e fluisci nel campo. Cioè riconosci se ci sono interferenze, no, ma dove vado di qua, di là, ma come, o risonanza, fluisci con il campo. Prima di tutto. Cioè armonizza il trance. Fluisci con. E poi tutto il resto ce l'hai dentro comunque, poi dopo alla fin fine riconosci una cosa, cioè è dentro delle mappe che ti fanno. Hai fluito, ma poi hai riconosciuto, ecco, sono a casa giusta, perché la mappa cognitiva di dov'è, poi dopo la ritrovi, ma la ritrovi attraverso il fluire, se tu stessi lì. E invece di fluire incominci a pensare, dunque. Ma sarà a destra o a sinistra? Ma ero andato di là, ma però l'altro giorno era lì, ma mi sembrava di ricordare, no? Sei in interferenza e non succede niente. È ovvio che c'è un modo di fluire, cioè è un modo di fluire che è in connessione, in risonanza con il campo, con l'ambiente, con. Fluire è necessario, necessario ma non sufficiente. Non è detto perché il tuo fluire deve essere un fluire in risonanza. Quindi fluisci ma stai in contatto. Fluisci ma riconosci quello che stai facendo, fluisci ma riconosci chi sta fluendo, perché se fluisce la bambina incosciente, sì, che bello, mamma, fluisce la guerriera, no, che sta superando quella battaglia lì e si prende la responsabilità di perdersi o ritrovarsi, cioè la responsabilità di fluire sentendo che sei in risonanza, ma che in ogni momento puoi anche attivare la tua abilità a rispondere, fluisci in risonanza. Un altro punto cruciale della DT. Parto da quello che sta accadendo adesso, che un po' ha a che fare secondo me con quello in moto anche con la BTE, della serie Risvolto Pratico, e mi sembra un po' anche di quella conseguenzialità di cui non si stava parlando, anche di sguardo, di coerenza, di sentire, di portare nella pratica. Quindi per me quello che è stato il movimento che da dentro è partito è mantenere quella copresenza, spirito e materia integrate, no? Cioè io mi ritrovo adesso in questa situazione particolare per cui avrei voluto, dovuto essere lì dal vivo e riconoscendo che una parte di me in un altro momento magari sarebbe davvero molto facilmente entrata nell'ottica come anche ho visto ed è stato questo anche un processo del che per me ha avuto a che fare molto, credo, anche con un principio più grande, che è accorgermi che non ha da essere tutto perfetto per darsi il permesso. E non ho da essere tutta perfetta per darmi il permesso. E allo stesso tempo, una cosa che notavo, perché assieme in queste giornate si sono mosse davvero delle cose pratiche che sembrano basiche, poi ve le racconto perché cioè, fa quasi ridere veramente dall'assurdità. Ma accorgermi anche che come probabilmente dentro si setta un intento anche di un certo tipo, arrivano anche le prove che, cioè secondo me, non so, almeno io le sento così, a volte possono far leva su quelli che sotto sotto
possono essere pretesti. Mi sobbarco di tutto da sola, qua per la situazione che c'è, o dato che c'è anche un grande dono che arriva, la possibilità di seguire da qui, metto in moto tutto il possibile per delegare, per far aiutare, per dare un minimo di confini. E in questi giorni, cioè sembra paradossale davvero, sono successe delle cose molto pratiche che riguardano la casa e l'elemento acqua per me, e davvero in un altro momento mi sarei fatta prendere molto dal panico, magari per una cosa così. Cioè, di mio reggo bene le situazioni di panico, però insomma, un WC ed è l'unico in casa che non si può usare, può creare dei casini. Non è stato così. Allora dico, guarda un po', cioè, come tante cose messe in moto che potevano portarmi a essere ulteriormente sotto pressione, ulteriormente con una preoccupazione, ulteriormente staccata da una parte di me, e qualcosa, non so spiegarmi bene cosa, però qualcosa è accaduto per cui ho sentito che invece non si è mai spostata da lì una parte di me, e non lo so, mi ha fatto compagnia, non saprei descriverla in un'altra maniera. Così, allora riflettevo proprio oggi, ieri, su come forse sono anche questi i pretesti. Cioè arriva una folata di vento ed è un attimo che ci si può spostare. Poi a un certo punto ho cercato, non so, è uscita che l'ho messa un po' in ridere. Ho detto, ok, allora a forza di far pulizia, confini sani, usare Ogun, mi ritrovo col WC nuovo. Quindi allora è un buon segno questo qua. Non so, è una cosa molto pratica, quindi mi rendo conto che può sembrare anche banale, ma la Federica che ho ritrovato lì a fianco all'idraulico, tanto che poi l'idraulico, quando ha finito tutto, stava lui ringraziando me, che io non ho capito neanche bene perché cosa, perché mi fanno ma grazie, grazie, grazie. Ho detto, boh, non so che cosa si aspettava lui. Però è stata una situazione che mi sembrava di essere davvero una sorta di vignetta. Però faccio il mio check dentro, cioè non mi sono sentita arrabbiata con l'idraulico o incazzata con l'universo perché in tutto questo mi mette anche la lavatrice WC. Cioè l'ho quasi presa a ridere, non so, mi sono sembrata quasi da sola una sconosciuta a me stessa da un certo punto di vista, ecco. Così, scusate, questa condivisione pratica rende esattamente il momento in cui sono. Forse un affidarsi completamente a ciò che è più ampio di noi. Non è banale, intanto per quel famoso dato epistemologico citato prima, non c'è separazione. La piccola cosa del WC che si rompe e i massimi sistemi fanno parte dello stesso viaggio. E tu hai citato, anche qui torniamo a quello che ci diceva prima, la piccola donna in te aveva tutti i pretesti di questa terra per incazzarsi, per prendersela col mondo, per sentirsi perseguitata e per rovinarsi la giornata. Sì, o addirittura che cosa ho fatto male di io per essere punita Era con coerente, questo. era nel transcronicizzato della piccola donna. Tutto quello era coerente, non aveva fatto una grinza e anche lo potevi giustificare benissimo. Cioè, non è tanto difficile, guardiamoci intorno, cioè la gente fa così. La gente fa così, e torniamo anche a quello che c'era con Ubaldo, la gente fa così e non ha la mappa che si può fare in un altro modo, uno. Non ha quindi la consapevolezza, l'atto di volontà e l'energia sufficiente per fare il salto nell'archetipo e vive la sua vita, anzi è vissuto dalla vita in quel modo. È la lavatrice che decide come si deve sentire, è il WC che decide come deve sentire, in base a che se si rompa o no. Quindi siamo schiavi del mondo esterno e stiamo dentro nelle nostre habits, nelle nostre cronicizzazioni, dipende qual è l'archetipo d'ombra che è in gioco, sarai la guerriera incazzata, sarai quella che si sente vittima, quella che giudica tutto il mondo, che proietta sul governo ladro e via di seguito, no? In base a quali sono le tue cronicizzazioni e i personaggi in gioco nell'ombra proietterai e avrai tutti i pretesti di questa terra. Cioè, ma non l'hai fatto, è entrata in gioco una cabocla, un'altra, una parte più in contatto con il sé. Tieni conto che tu anche lavori su di te. Se noi puliamo la strada, cleaning up, è più facile growing up e waking up. Quanto più ti pulisci, quanto più è facile crescere, cioè attivare delle parti di te, archetipiche, delle qualità,
e quindi svegliarti a, e già è vero, ma che pretesti voglio usare? Tutto questo è successo in modo naturale in te, ma grazie al fatto che hai attivato, hai pulito la tua storia personale e hai preparato una dimensione evolutiva anche grazie a mappe, modelli e esperienze che hai vissuto e stai vivendo. E quindi naturalmente succede e te ne accorgi, prendi atto di una nuova fenomenologia per la quale il mondo il mondo è o alleato agguato, cioè potevi cadere nell'agguato, è diventato un tuo alleato. Tant'è che alla fine l'idraulico ti ringrazia. È diventato un tuo alleato non solo, ma è anche un check il mondo. Ci dice, Sì. se noi vediamo questo mondo con gli occhi della divinità che ci crea quell'opportunità, il Kairos, ci crea quell'opportunità per vedere come siamo messi, quanto cadiamo nel pretesto o quanto siamo fermi nell'intento, hai avuto una grande opportunità per fare un passo e per vedere dove sei. Allora, pensavo che un po' quello che è stato il mio percorso fino adesso, almeno negli ultimi 3 anni da quando ho conosciuto la BTE, che ho seguito con tempi e vicende, vicissitudini alterne, ma come dire, sentendomi dentro un unico processo in realtà. E pensavo che per me una grandissima fatica è quella di liberarmi dal pensiero analitico, dai dualismi, da un pensiero divisivo che è proprio come se io sento che è proprio come se mi fosse stato inculcato in tutti i passaggi della mia vita. Cioè, lo sento proprio come una cosa strutturale da destrutturare, quindi gran parte della fatica o comunque del lavoro, neanche della fatica, insomma, che cerco di fare in questi anni è proprio di uscire da tutti i dualismi, di uscire di non us di usare il meno possibile il pensiero divisivo e anche per esempio nel mio fare questo percorso di BTE c'è molto il fatto di stare nell'esperienza, nel campo, nel flusso e non studio, io non studio ma intenzionalmente perché so che se io approccio con quel tipo di mente che per me è ipertrofica ed è quella che ho sempre usato, anche la BTE, perdo tutto il potenziale trasformativo che posso avere, per cui intenzionalmente non studio, cioè non cerco di non passarci da quel canale lì, di non utilizzare quel canale lì. E quindi questo sicuramente è un lavoro che sto cercando di fare e un'altra cosa che anche è stata per me molto importante in questi anni è stato aver fatto l'esperienza del contatto col sé o comunque anche con delle forze archetipiche, cioè sento di aver fatto questa esperienza, quindi sento di riuscire a distinguere molto di più rispetto a prima, ciò che è vero da quello che sono forme pensiero, condizionamenti o pretesti, cioè sento proprio i due livelli molto più chiaramente. E di questo sono anche molto contenta, ovviamente, no? Poi cioè, è come se già da un po', da qualche mese, mi sentissi in un punto, in un passaggio, come un po' di scelta. Non so se anche questo è un agguato, perché comunque c'è una divisione che metto in atto, però comunque c'è l'idea che a un certo punto c'è un'assunzione di responsabilità da fare. Cioè c'è da dire, ok, sento i due livelli, dove voglio stare io, no? Cioè c'è quel momento di scelta. Questo mi sta dando tantissimo da fare, cioè sento che sto proprio cercando di lasciare andare degli attaccamenti, ma attaccamenti a dei condizionamenti, a delle forme di pensiero, a dei copioni, a delle cioè, che proprio mi sono trovata di recente in terapia a dire, ok, ho visto che questo è un copione e quando la dottoressa mi ha detto, va bene, allora adesso facciamo questa cosa per superarlo, ho detto no, cioè no, cioè proprio non voglio lasciare andare questa cosa qui, no.
e non so perché, nel senso, cioè non so perché, che poi non importa relativamente forse, ma è più il come, no? Che il perché, ma mi sento comunque in viaggio, quindi non è il problema del non lo sto facendo e quindi non vado bene, no? Ma è proprio che sento la forza di questo attaccamento e la fatica di fare un'assunzione di responsabilità rispetto all'esprimere, cioè allo stare in contatto, allo stare anche nella espressione, nella manifestazione del sé rispetto a tutte queste altre forme, no? Più appunto rispetto ai pretesti. E allora tutto questo per dire che pensavo e sento che in questa fase della mia vita il passaggio è molto quello dal paradigma della paura al paradigma della fiducia, cioè che io riesco a prendermi la responsabilità nei momenti in cui riesco a farlo, di stare in contatto col sé, di stare nel flusso, eccetera, eccetera, quando riesco a stare nella fiducia, cioè quindi quando invece che sentirmi spaventata, sento che ok, ci sono, è tutto va bene così, tutto è possibile, no? Nel senso che posso stare in quello che c'è e niente è terrorizzante, allora riesco a fare questa cosa, non riesco a sceglierlo. E però è un continuo, è un continuo agguato invece di paure, quindi sì, ma la paura di fallire, la paura di non farcela, la paura di soffrire, la paura di. E credo che sia questo poi che mi tiene molto nell'attaccamento, cioè ai vari pretesti, alle varie cronicizzazioni, che proprio delle volte mi scappa anche da ridere, sto anche cercando di prenderla di non accanirmi troppo, no? Con questo, poi io tendo anche un po' a prendere sempre tutto molto sul serio, invece in questo periodo dico, beh, se sai che c'è, ok, te lo vuoi tenere, tienitelo, e va bene così, cioè, e non mi prendo neanche troppo sul serio nel mio anche forse essere in quel momento la piccola donna spaventata che ha bisogno di quelle 3-4 cosine per sentirsi, anche se sa che è un po' assurdo, no? Cioè, che è un po' ridicolo, insomma, come dire, un po'. È un po' come giocare un ruolo, non so, è un po' come avere la consapevolezza che stai giocando qualcosa che è un po' finto, e però dici ok, però voglio star C'ho qui. bisogno ancora di Sì, passare di qua. Yes. sì. Tra le tante cose che hai detto, io metterei l'accento. Il punto che è molto cruciale e difficile, io credo che la BTE ci possa aiutare, insomma, in modo ulteriore, ci vuole insegnare esattamente quello, cioè trascendere e includere. Trascendere e includere lo dice in una parola, o in modo ulteriore dice una parola, ma è un viaggio infinito. Tutti noi veniamo da un'ipertrofia del razionale, tutti noi veniamo da due. E prima non ce ne accorgiamo, siamo dentro nel castello. Poi cominciamo ad accorgercene, cominciamo la nostra lunga battaglia guerriera per cercare di liberarci da. E mettiamo in moto delle strategie per farlo, compreso quella di no, non voglio leggere perché che per una fase ci sta, ma non è la soluzione, perché quelle due, ancora. La pratica separata dalla teoria, pensa a quadrato cerchi, infatti in modo ulteriore ci dice guarda che teoria e pratica sono uno, non sono due. Dualismo e unità sono due se li vede separati, ma l'unità avviene attraverso il dualismo. In base a quello che tu fai al due, cogli l'unità, cioè il tre, il due che si fa uno, è il due che si fa uno, non il due che viene combattuto in favore di un uno, perché se tu pensiamo al quadrato cerchio, no? Stiamo estrapolando le mappe metodologiche di BTE in base a quello che dici. Rispetto a quello che tu dici, abbiamo due mappe epistemologiche che sono il modo ulteriore e il quadrato cerchio. Se il quadrato è la mente duale e cerchio la mente unitiva, l'integrazione la fai accorgendoti che nel due c'è l'uno, che il quadrato è dentro nel cerchio. Non dicendo il quadrato è male e il cerchio è bene, devo riuscire ad andare oltre la mente, ad essere nell'uno perché il due non va bene. È proprio trascendendo e includendo il due, proprio con quello che tu fai al due che cogli l'unità. La dimensione razionale, che è la mente che divide, è una base fondamentale per andare oltre. Non si va oltre se non si ha una buona razionalità. Non accede al transpersonale, accede ai sottoprodotti del transpersonale, accede alla New Age, accede a tutta una serie di fughe
nello spirituale, nel transpersonale, ai famosi bypass spirituali. Metti in pausa la mente in qualche modo, ma la vera trasformazione è quando fai del dulu. Quindi quando sulla base ti appoggi su una sana razionalità, pensiero critico, piano cognitivo e fai il salto che trascende e include. Questo salto è attraverso un salto di consapevolezza, ovviamente, cioè di riconoscere il quadrato nel cerchio, di riconoscere in modo ulteriore il cerchio più grande che comprende il cerchio bianco e nero della dualità, che è sempre quella che avviene sempre per insight, avviene sempre per salti, ah ecco, è una sfida costante perché la fenice del dualismo risalta fuori in tutti i modi, c'è Ferrer che lo chiama cartesianesimo sottile, cioè salta fuori da tutte le parti. Questo due, ogni volta che mettiamo in moto una strategia siamo nel due. Ogni volta che consideriamo qualche cosa che va appunto combattuta, eccetera, è sempre trascendere, includere, è valorizzare quello che c'è prima. Non è mai escludere quello che c'è prima. E ovviamente è un viaggio infinito. Perché diciamo, guarda che è l'insight la vera conoscenza e solo tu puoi averla. L'altro, il mondo, il terapeuta può preparare le condizioni per ricevere l'insight, ma se non hai l'insight non ce l'hai. E il modo ulteriore lo cogli con l'insight, l'oltre la mente lo cogli con l'insight, il due che si fa uno lo cogli con l'insight, non lo cogli con il ragionamento. Perché certo, quanti non ti dicono, sì, certo, non c'è il giorno senza la notte, non c'è il bene senza il male, non c'è il bene. Sì, va No, bene sembra allora. Va fondamentale. bene allora. Quello lì, cioè il piano, come dice il buon Don Juan, le spiegazioni non sono mai sprecate perché preparano la strada alla conoscenza silenziosa. La vera conoscenza è quella silenziosa. La spiegazione può essere fuorviante o che ti aiuta, ti mette sulla strada. Ti mette sulla strada, ma poi ci vuole un salto. Se pensi di raggiungere, di uscire dalla mente con la mente, non ci esci. Quindi è vero che quindi il piano cognitivo non sarà il leggere e i libri di BT, che ma la costruzione di mappe funzionali a navigare l'unità è necessaria, perché altrimenti le mappe cognitive che hai sono sempre duali. E allora tu, anche se vivi un'esperienza, poi dopo la rielabori all'interno di un'ottica duale. Perché sto insistendo tanto ultimamente su costruirci una fenomenologia del sé. Cosa vuol dire essere nel sé? Non solo come esperienza interiore, quindi raccontare, ritenere, ma anche stadio di pensiero. Con quale stadio di pensiero io sono? Stato di coscienza unitiva e stato di pensiero integrale dovrei avere. Come funziona? Cosa significa pensiero integrale? Cosa significa lasciarsi pensare dal sé? Perché io posso costruire la fenomenologia del sé, so quando ci sono e quando non ci sono. Ok. Ma quando ci sono, come funziona la mia mente, cioè come organizza la mia esperienza? Chi se ne impossessa? Ancora qualcuno che ha una modalità duale di organizzazione? Oppure cosa significa lasciarmi pensare da sé? Ma per fare questo io devo avere la mappa che mi dice guarda che esistono diversi stadi di pensiero. La mente è il modo con il quale organizzi l'esperienza. Non c'è un solo modo di organizzare. Ci sono i modi pre-razionali, c'è il modo razionale, ci sono i modi sovra-razionali. E allora è necessario che io abbia la mappa che mi dice guarda che c'è un modo sovra-razionale di pensare. Ah, guarda che pensare non è male, primo. Secondo, pensare non è solo una co quella cosa lì che ti fa le menate. Pensare può anche essere farti pensare da sé. Allora, devi avere la mappa che te lo dice. Ah, ok. Allora, mente non è, cioè, dualismo allora non è solo, ma io posso. Una volta che hai la mappa e che sai che puoi farlo, e poi si tratterà di costruire la fare esperienza e costruire la fenomenologia dell'essere pensati da sé. Che è quello che facciamo col translearning. Quando facciamo translearning, stiamo cercando di creare le condizioni per farci pensare da sé. Cioè, per comprendere le varie mappe e i modelli attraverso uno sguardo intuitivo e lasciare che sia poi il sé a raccontarci. E questa è un'altra delle caratteristiche della BTE, che
in questo caso viene, la mappa è presa da Wilber sugli stadi di pensiero, però non è frequente che sentite parlare di stadi di pensiero. Conoscere questo e praticare e padroneggiare il pensiero integrale è un altro. Il pensiero integrale può coincidere con l'ispirazione del poeta, piuttosto che, no, l'insight o il channeling. È quel modo di pensare che ti fluisce da dentro. Ti senti pensare. Allora, una cosa sull'ABT e una cosa su cosa è successo nelle Sull'ABTA. ultime settimane. Mi rendo conto che, cioè, più mi affido ai processi, alle pratiche, più, cioè, succedono cose meravigliose in terapia. E quindi, cioè, è capitato diverse volte proprio di finire le sedute, cioè, con veramente un senso di gratitudine enorme per l'ABT. Le forze arrivano perfino in ospedale, cioè perfino nelle pareti della psichiatria, quando, per esempio, sto seguendo una paziente a cui non ho detto mai nulla delle forze archetipiche, del Orisha, niente di niente, e portandola in contatto con una tensione, eccetera, questa poi si è manifestata come una forza rossa nelle mani. E gli ho detto, ma forza rossa è tipo fuoco o tipo lava che cola? No, no, come lava che cola, cioè con una chiarezza come, cioè, se la sentisse così proprio, no? E quindi, cioè, ho seguito il flusso e mi sono lasciata guidare proprio da Ogun. Però è, cioè, incredibile come, avendo gli strumenti per cogliere tutte queste forze, queste si manifestano, cioè, in modo molto chiaro, quindi, cioè, veramente una grande meraviglia. Poi, per il resto, cioè, ho avuto settimane un po' altalenanti, perché da una parte questa meraviglia, questa grazia, questa fiducia, e dall'altra tutta una serie di episodi che mi hanno messo un po' alla prova. Ma una serie di cose che, prese singolarmente, uno dice, vabbè, però. Sono successe diverse cose alla mia macchina. Un giorno una botta e dici, vabbè, capita. Come Un giorno mi si è rotto lo specchietto, mi sono trovata lo specchietto completamente rotto e non sono riuscita a venire a Milano da te. Un'altra, pochi giorni dopo, mi sono trovata un pezzo di fiancata rifatta. Domenica, tornando da Milano, ho dovuto cambiare uno pneumatico perché c'era finito un chiodo. E dici, vabbè, ok, ma nel giro di un mese tutte queste cose iniziano ad essere un po' tantine. E in più c'è stato circa 10 giorni fa che è arrivato il mio compagno a casa mia, e solo che lì ho sentito un senso di minaccia, come se stesse per entrare in casa un ladro. Nel senso, lui ha le mie chiavi, sapevo, cioè le chiavi di casa, sapevo che stava arrivando, anche se è arrivato con grande anticipo. E 2 giorni dopo è successo veramente che sia arrivato un ladro non a casa mia, ma nel centro dove stavo tenendo un ritiro con Elena. Cioè, hanno scardinato la porta con un piede di porco e non sono riuscite ad accedere alla seconda porta. Quindi la prima l'hanno completamente devastata, la seconda no. E quindi, cioè, lì ho sentito, cioè, questo senso di minaccia proprio, che è lì. E dici, ok, la macchina, vabbè, un furto, cioè uno scasso, ok. Ma perché 2 sere prima ho sentito questo, cioè, avevo l'impressione di un ladro che stava per entrare in casa. E perché mi sto portando dietro ogni tanto questo senso di minaccia che ritorna? Guarda che ti sei data la risposta prima. Cosa hai detto prima? La grazia di alcune pratiche in ABT e del discorso che se tu riconosci le forze sono sempre lì, stanno sempre agendo. Premesso che, e questo anche è un altro che fa parte delle mappe, esiste il mistero. È possibile che succedano delle cose che sfuggono alla nostra comprensione fino a quando ci viene chiaro. Non è chiaro, fino a quando è nell'inconscio dell'inconscio, quando è nel mistero del mistero. Per cui da una parte io accetto il mistero e sto attenta, ma perché? Ma qui, o magari alle derive che possono nascere da questo, ai giudizi che ci posso costruire su, tutto il resto al cospetto del mistero. Lo accolgo, lo accetto da una parte, dall'altra so che io posso riconoscere le forze in gioco. Nel momento in cui io mi libero dal volere svelare il mistero, accetto il mistero, ma accetto anche che io posso vedere quello che riesco a vedere. Se tu resti di fronte a questo mistero, accettandolo pienamente e fluendoci attraverso,
tu puoi incominciare a riconoscere dei segni, per esempio chiede fiducia, osservazione, accettazione, consapevolezza affiora quando io resto in contatto, non so quello che sta succedendo, rinuncio anche a volerlo sapere, lo accolgo e fluisco con, e lì potrò riconoscere via. Cioè, a volte mi fermo a chiedermi, cioè, che cosa non sto cogliendo. Oh, ma sai quante cose non stai... Tesoro mio, stai tranquilla, un'infinità di cose non stai cogliendo, non ti Cioè, no, perché ogni tanto, no, quando la vita ti manda una serie di segnali, cioè, preoccupare. Sì, ma bisogna capisci? Sì, ma guarda coglierli che, prima che arrivino. guarda chi si sta chiedendo questo. Cosa non sto cogliendo? La vita ti manda una serie di segnali, cioè è una posizione depressiva. L'altra posizione potrebbe essere paranoica. Depressivo, paranoica è sempre che tu ti metti in gioco, ti metti tu lì al centro della storia, mi sta succedendo questo. Ma che cosa mi vuol dire? Metti il mistero, prima di tutto. Riconosci quello che tu stai facendo. Cioè, riconosci che, tra virgolette, ti senti in colpa perché magari ti scappa qualche cosa, ti sfugge qualche cosa. Sì, ti sfugge qualche cosa. Accetta che ti possa sfuggire qualcosa, che tu non sia così perfetta e performante, che è tutto sotto controllo. Può succedere, fluisci insieme, fluisci con, e poi l'hai detto tu, hai detto la persona è venuta e mi ha parlato del fuoco e gli ho chiesto il fuoco, ma qual è il fuoco, qual è lava, cioè, no? Si svelano le cose in modo chiaro quando si fa la cosa giusta. Quando non si fa la cosa giusta, no. Adesso tra te e lo svelamento ci sono queste cose qua. C'è il senso di colpo, forse mi sfugge qualcosa, c'è la tendenza depressiva, cioè a prendersela su di sé, a sentirsi responsabili per quello che ci succede, a cercare una spiegazione, quindi a volerla controllare. Cioè, fluisci con, allo stesso modo come se fosse grazia, fluisci con. Pulisci tu, se è vero che questo gioco tra mondo esterno e mondo interno, pulisci tu la paura, pulisci tu il senso di minaccia. Guarda, chiediti chi si sente minacciato. Quando nella mia vita mi sono minacciato, invasa, mi viene sentito. Ah, c'è da pulire ancora quella storia, ok. Fondamentalmente potremmo in questo caso individuare come aspetto della BTE uno. Il mistero esiste, quindi accetta che ci sia un mistero, accetta che siamo, per quanto possiamo avere mappe, modelli e metodologie, siamo un puntino nell'universo infinito, quindi ci possono sfuggire delle cose. Quindi c'è il mistero, due, osservazione, situazione, consapevolezza. Guarda quello che stai facendo, guarda chi sta vivendo questo, guarda come stai rispondendo. Una qualità di Ogun che ho conosciuto, anzi, di cui ho preso consapevolezza, forse la conoscevo già prima, è la necessità, l'ineluttabilità. C'è una differenza, secondo me, nelle cose che vengono fatte, guidate da Ogun e nelle cose che si fanno, magari anche autoaffermazioni che si fanno in altro modo. È come se quando è lui a guidare non è una questione di scelta, non sia una questione di scelta, è proprio evidente, necessario, non c'è spazio per il ripensamento, neanche a posteriori, neanche se poi le conseguenze sono magari drammatiche, scomode, perché quella cosa lì la devi fare e basta, e non è un piano egoico, non è sul piano egoico. Come io non conoscevo la storia di Gune, in effetti ti fa proprio vedere, no? La parte ombra. Questo mette l'accento sul fatto che gran parte della nostra vita la passiamo a cercare di trovare soluzioni, a lamentarci, a trovare pretesti. Quando facciamo la cosa giusta, è inequivocabile, è lì da vedere. Cioè, il contatto con l'archetipo è drammatico e inequivocabile. Noi tendiamo a fare tutt'altro, ma quando succede, quando troviamo la forza, il coraggio, eccetera, di contattare l'archetipo, e incorporarlo, quindi lasciare che agisca, è drammatico. Quindi poi dopo anche qui c'è il mistero, sì, c'è tutte queste cose, però è indubbiamente un effetto collaterale di una scelta archetipica.
scelte archetipiche sono quelle che in realtà non c'è mai una scelta, o meglio, non c'è mai un conflitto, cioè faccio la cosa giusta o no? No, Sei fatto sì. arrivato al momento in cui hai trovato la forza per fare la cosa giusta, semplicemente, la prontezza e la responsabilità. Quindi se non siamo pronti e responsabili è perché scegliamo di non essere. Scegliamo tutto il resto, scegliamo comodità, la storia, però comunque, no? Tutti i vari pretesti nei quali siamo costantemente dentro. Ma quando ci liberiamo, perché svelare il pretesto fa parte della metodologia? Una volta che sveli il pretesto, incontri l'archetipo. Se resti nell'archetipo e diventi l'archetipo, l'archetipo agisce e la trasformazione avviene inequivocabile. È come se tutto quello che fino a quel momento era tollerabile diventi inconcepibile. Cioè, è proprio il Certo, salto di questo tipo. certo. No, e anche nonostante poi le difficoltà, perché però non c'è mai stato un momento in cui abbia messo in dubbio la scelta. E questo è il valore che ho visto, no? Certo. È la differenza tra una scelta quando è veramente centrata e ha un carattere di un'universalità, come dire, non sei più tu, la tua storia d'amore, la tua famiglia, le tue. È proprio una cosa, come dire, so che quasi naturale, quasi. Io ho riflettuto in questo mesetto sul resta, scompare, diventa. Pratico meditazione da tanti anni, che è proprio quello di restare esattamente dove si è, senza farsi delle domande sul perché, su che cosa siamo, su cosa vogliamo diventare. Che ho imparato col tempo, chiaramente, perché all'inizio, quando ero un ragazzo giovane, quando ero più giovane sicuramente non ragionavo in questi termini. Però il restare, anche quando si è in relazione di cura, quando si è in studio col paziente, è semplicemente ascoltare quello che succede, lasciando che le cose fluiscano, è stata proprio per me una rivelazione, perché come ho anche avuto già modo di dire in passato, ho sempre avuto un po' l'obiettivo del raggiungimento di un determinato scopo terapeutico, di essere molto cervellotico. Oddio, ma la teoria dice questo e non mi ci ritrovo, adesso cosa devo fare esattamente? E invece nel momento in cui ho sperimentato su di me in primis, sicuramente su di me, ed è stato epifanico, è stata una rivelazione, quello che poi le cose effettivamente avvengono. Nello scorso weekend, proprio quando abbiamo fatto il lavoro sul corpo del sogno, mi è stato molto chiaro, perché tutto quel lavoro che abbiamo fatto con Matteo mi ha permesso proprio di toccare con mano su di me, ancora una volta, quanto è potente poterci affidare. Cioè non ci affidiamo e in un certo senso c'è chi la chiama provvidenza, c'è chi la chiama forza archetipica, insomma in tanti modi, a me non interessa forse neanche tanto la definizione corretta, però è quello che ho sentito e quindi porto veramente una grande fiducia e quindi anche sono molto, molto contento di averlo sperimentato una volta ancora di più. Bravo, sì, certo. Questa cosa qui, questo viaggio della, lo sto chiamando appunto transessenziale, questo triade, scomparire, restare, diventare, è una cosa che si è costruita nel tempo e che io la vedo proprio come un metamodello, una pratica non pratica, che è trasversale, può attraversare qualsiasi cosa e può migliorare qualsiasi cosa che uno già sa, no? In un modo diverso. È cruciale, anche questo un po' come in modo ulteriore, questo comprendere il gioco dello scomparire, restare, diventare, si schiudono porte, questo lasciare senza lasciare, perché ovvio. Io mi ricordo che una delle prime, tantissimi anni fa, una delle prime, quando ho cominciato a fare le prime psicoterapie che venivano dalla bioenergetica, era proprio questo, perché c'era dentro una forza che voleva fare delle cose, dall'altra come si doveva fare. Il lasciare come si doveva fare, no? Perché poi Se non è appunto la è forma. trasceso incluso. Sì. Però devi fare quel salto nel vuoto costantemente.
Salto nel vuoto, sì. salta nel vuoto e poi arriva, cioè arriva, ma se non salta nel vuoto sei schiavi come dice Krishnamurti, libertà dal conosciuto, sei schiavo da ciò che conosci, altrimenti se non fai questo costante trance essenziale. Innanzitutto che io quasi tutte le mattine mi sveglio e sento proprio un'immensa gratitudine, fortuna e non so neanche come definirla per aver incontrato questo metodo per l'ABTE. Ti do un abbraccio. Veramente. Sì, veramente, perché proprio mi dico che figo, ma siamo troppo fighi. E soprattutto mi sono successe due o tre cose questo mese. Stavo facendo una relazione ed ero sul punto in cui si racconta, cioè si spiega appunto l'uomo che osserva la luna, poi a un certo punto si osserva mentre sta osservando la luna e quindi mentre lo scrivevo, perché cioè, l'ho messo nella relazione, lo facevo, no? E quando sono arrivata al momento in cui c'è stata proprio l'osservazione, che osserva l'uomo che si osserva, osservare, innanzitutto l'ho capito che è già tantissimo, e poi l'ho vissuto per un mezzo secondo, è stato potentissimo, infatti mi sono fermata e ho sentito proprio l'unità, è stato emozionante in modo incredibile ed ero veramente contenta di questo. E poi un'altra cosa che, non so, stavo prendendo l'ascensore per andare a scuola, non so bene che cosa stessi pensando, ma ho sentito, mi sono trovata nel posto della gratitudine, che è una delle cose che hai detto in uno dei seminari, forse il primo, all'Open Day. C'è questo posto dentro di me di gratitudine e questi due momenti, questo mese mi hanno proprio caricato. E per concludere, ieri è successa una cosa, non so se dovevo farla, ma l'ho fatta, non mi sgridate. Allora, mia mamma sta vivendo un momento difficile e parlavamo così come si. Stavo cercando di aiutarla in questo suo processo. E cosa che ho sempre fatto da quando sono piccola, e parlavo, parlavo, parlavo. Lì mi è proprio venuta il fatto di dire. Ok, parliamo, sempre ste parole, poi dove andiamo a finire? Da nessuna parte come sempre, tu rimani sempre nel tuo posto, nella tua cronicizzazione. Allora ho detto, senti, chi se ne frega, vieni, l'ho fatta sdraiare e gli ho fatto fare una pratica, che non so neanche cosa ho fatto esattamente, però è stato bellissimo perché innanzitutto mi sono affidata tantissimo. Non volevo portarla da nessuna parte, quindi ce l'ho fatta, cioè, boh, andiamo. E l'ho messa in contatto con innanzitutto un senso di pace che ha trovato in questo vuoto che lei fatica tantissimo a contattare nella sua vita, Diana proprio, e l'ha contattato e ha sentito una pace nel cuore bellissima che l'ha proprio rinvigorita e poi ha contattato questo senso di colpa che per lei è proprio il suo nucleo fondante di tutta la sua storia che ha trasmesso anche a me e ha contattato questo senso di colpa, l'ha preso in mano ed era una pallina di melma che puzzava di marcio e io lì proprio le ho detto e mentre lo facevo dicevo ecco cosa facciamo. Cioè, non avere paura di contattarla, riconoscila in ogni cosa che ti succede, in ogni relazione, in ogni momento, riconosci che tu attivi questo senso di colpa, lo prendi e lo tieni semplicemente lì. Poi non sono andata oltre perché non so neanche dove dovevo andare, però semplicemente il fatto di dirle non avere paura di riconoscerlo e di tenerlo in mano, perché tu hai una potenza dentro, qualità che abbiamo all'interno. Che ti permette di gestirlo e di sgretolarlo. Lei ha iniziato a dire sì, posso sgretolarlo, posso sgretolarlo, insomma. E poi ha detto una cosa che per me è stato un insight, il mio senso di colpa è quello di poter camminare mentre mia madre, mia nonna, non può farlo perché è allettata e lei la guarda, insomma, storia. E praticamente le ho detto, pensa, il momento in cui non riesci a riconoscere questo senso di colpa, lo trasferisci, lo passi su tutti, sul tuo corpo. Infatti lei è piena di somatizzazioni, adesso non riesce più a camminare.
cioè gli si è fatta venire la borsita alle anche, i piedi piace, cioè di tutto, sta povera donna. Comunque, fatto sta che questo senso di colpa lei lo porta ovunque perché non riesce a riconoscerlo. Insomma, fatto sta che mi sono proprio, cioè, ho avuto un quadro di quello che succede nella BTE, che non succede nelle altre cose, cioè che è sempre stato il pezzo mancante che mi faceva dire sì, bella la psicologia, ma poi dove andiamo? Che mi ha sempre lasciato proprio con l'amaro in bocca, che adesso invece è proprio dolce questo sapore. Quindi sono molto contenta.